Ciao amici e benvenuti su questo nuovo video. Con questa ultima situazione, dove siamo tutti purtroppo costretti a stare a casa, volevo cogliere l'occasione per aprire una piccola rubrica tecnica a puntate dove andremo a parlare a livello teorico di dinamica del veicolo e vediamo come questa materia si applichi nella vita nostra di tutti i giorni ed in particolare ovviamente sul go-kart. In questo episodio volevo, prima di andare a parlare più in dettaglio di alcuni particolari, darvi le nozioni di base e spiegarvi come funzioni, ingegneristicamente parlando, un go-kart. In seguito, ovviamente se il format sarà di vostro interesse, ci sposteremo a parlare delle geometrie che costituiscono il go-kart e di come, regolandole correttamente, possiamo ottenere performance migliori del nostro mezzo. Volevo fare una premessa. In questa serie di video, piuttosto di parlare del come fare delle modifiche e quando farle, volevo spiegarvi il perché e tutta la teoria che ci sta dietro. Per il resto, quando siete in pista, vi consiglio sempre di affidarvi al parere e alle regolazioni dei vostri meccanici o del vostro team manager, perché se reputo che la teoria sia importante, nel motorsport, secondo me, l'esperienza la fa da padrone. E ora, sigla! Come sapete, un go-kart ha un telaio formato da dei tubi che possono essere generalmente o da 30 o da 32 mm di diametro. E a differenza delle auto, non ha le sospensioni, ma soprattutto non ha il differenziale. Beh, a cosa serve, vi starete chiedendo, il differenziale? Beh, un differenziale permette a due ruote collegate sullo stesso asse di girare a due velocità diverse, a differenziare appunto il loro moto rotatorio. E perché mai due ruote dovrebbero girare a due velocità diverse se sono collegate allo stesso asse? Vi faccio vedere. Prendiamo come esempio questa curva. Osservate le traiettorie che la ruota interna e quella esterna tracciano sulla pista durante questa curva. Si nota facilmente che la ruota interna percorra molta meno strada rispetto a quella rossa, giusto? Quindi c'è bisogno che questa ruota interna giri più lentamente rispetto a quella esterna affinché entrambe raggiungano il punto di arrivo allo stesso tempo. Il differenziale in un'auto rende questo possibile. Ma è chiaro che in un go-kart che al posteriore ha un assale rigido, le ruote siano destinate a girare alla stessa velocità. Giusto? Inoltre, più sarà stretta una curva e maggiore sarà la necessità di differenziare la velocità tra la ruota interna e la ruota esterna. Se entrambe le ruote girassero alla stessa velocità e provassimo a fare la curva, la ruota esterna girerebbe troppo lentamente frenata da quella interna e questo creerebbe del sottosterzo, rendendo veramente difficile affrontare qualsiasi tipo di curva. Ma c'è una soluzione! Sì, sì, perché il go-kart di base è studiato e disegnato per lavorare su tre ruote. Sì, non facciamo battute sulle mie ultime esperienze sul go-kart. E infatti, vi è mai capitato di vedere un go-kart che solleva la ruota posteriore interna quando fa una curva? E a me fa ridere perché quando i go-kart fanno così, ma anche le Renault Clio molto spesso mi ricordano i cani che fanno la pipì, tipo Pippi Bau. Gli scappa la pipì, gli scappa la pipì. Gli ho fatto fuori Pippi Bau. Quindi l'unica maniera in cui un go-kart possa funzionare è quello di fare in modo che dalla ruota posteriore interna venga rimosso abbastanza carico in modo che non si crei una resistenza alla rotazione della ruota posteriore esterna, che è quella che di base si prende il compito di generare l'aderenza necessaria a tenere il nostro mezzo in pista. Ricordatevi infatti, e qui stiamo generalizzando, che il comportamento reale di una gomma non è così semplice e dipende da tanti tanti fattori come l'angolo di slip, la sensibilità della gomma al carico, però ricordatevi che di base la forza di attrito di un corpo dipende direttamente dal carico o dalla forza verticale che gli si imprime sopra. Provate infatti a prendere la mano, dopo esservela lavata,
e passarlo orizzontalmente sul tavolo senza applicare dall'alto alcun tipo di forza, quasi sfiorandolo. Questa scivola senza creare molta resistenza. Se però, oltre a farla muovere orizzontalmente, adesso ci mettete sul vostro peso e quindi la caricate, noterete che essa farà molta più fatica a muoversi e creerà una forza di resistenza, quella che noi chiamiamo grip. Ecco, il nostro obiettivo sul go-kart è quello di rimuovere questo carico, questo peso, dalla gomma posteriore interna, in modo da permetterle di rotolare alla stessa velocità di quella esterna senza creare alcun tipo di interferenza su di essa. E come si fa quindi? Beh, nel go-kart questo avviene in due modi. Numero 1, grazie alla flessione del telaio, e numero 2, grazie alla geometria di sterzo. Per quanto riguarda il numero 2, vi anticipo già che ne andremo a parlare più in dettaglio, se lo vorrete, nel video successivo. Per adesso vi basti sapere che in un go-kart l'azione di girare il volante riveste un ruolo molto importante, che non si riduce solamente a determinare la direzione del vostro go-kart tramite le ruote e il loro angolo di slip, ma influenza direttamente questo fenomeno del caricamento-sollevamento della ruota posteriore interna. Fenomeno che d'ora in poi chiameremo effetto di jacking. Jack! Jack! Il jack in inglese per dire è il creak, quindi immaginatevi qualcosa che solleva qualcos'altro. Parliamo invece del punto 1, della flessione del telaio. Lo faccio introducendovi il concetto di baricentro o centro di massa. È la stessa cosa. Il centro di massa di un corpo è quel punto dove teoricamente la media della massa di quel corpo si concentra. Tutte le forze di accelerazione che influenzano quel corpo agiscono direttamente tramite il suo centro di massa o baricentro. Se appendiamo un qualunque corpo, come questa bottiglietta, attraverso il suo baricentro, questo rimane in equilibrio. Quindi questo non è il baricentro, perché il corpo non è in equilibrio. Vedete, se lo lascio cadere, lui gira. Qui, nel centro? No, vedete che si muove ancora, quindi non è per forza il centro. Qui? Vedete che rimane nella posizione in cui io l'ho messo. Quindi questo è effettivamente il baricentro, più o meno, della bottiglietta. Teoricamente il baricentro di un go-kart con sul pilota si trova più o meno davanti al pilota, leggermente davanti, più o meno dove finisce il sedile. Il baricentro poi può essere sicuramente più alto o più basso, a seconda molto spesso anche dell'altezza del pilota. Vi starete chiedendo, ok Gaba, ma cosa cavolo ce ne frega noi di sapere di questo baricentro? Beh, abbiamo detto che un go-kart teoricamente in una curva usa tre ruote e quindi il posteriore del go-kart lo possiamo più o meno vedere come il posteriore di una moto. Quindi immaginatevi una moto che fa una curva. Più la fa velocemente, più la forza delle gomme cresce. E se il pilota della moto non piegasse abbassando il baricentro della moto, questa forza sempre maggiore che crea un momento, una coppia torcente attorno a questo baricentro, causerebbe il ribaltamento o il classico high side della moto. Grazie alla piega, all'abbassamento del baricentro e all'aiuto della forza di gravità, però questo non avviene. L'angolo di piega della moto infatti non è altro che l'angolo tra l'asfalto e l'asse che collega il baricentro della moto con il punto di contatto della gomma. Ovviamente cambiare la posizione del baricentro di un kart, come succede a una moto quando piega, non è così semplice. Però a differenza della moto è possibile cambiare la posizione del punto di contatto della gomma con l'asfalto e così facendo potete capire che è possibile cambiare effettivamente l'angolo tra l'asfalto e l'asse che congiunge il baricentro con la ruota. E come si fa? Beh, muovendo i mozzi sulla sale. Muovendoli all'esterno diminuirete l'angolo, muovendoli all'interno lo aumenterete. Questa regolazione che andremo ad analizzare più in dettaglio in un video successivo influenza, oltre alla rigidità della sale, soprattutto l'effetto di jacking, quindi di sollevamento della ruota posteriore. Perché ci hai parlato di tutto ciò, Gabriele? Perché sebbene abbiamo detto che questo effetto di sollevamento della ruota posteriore serve fisicamente al go-kart per
per fare una curva, tuttavia non va assolutamente esagerato. Infatti, esagerando questo effetto, si potrebbe andare incontro al classico fenomeno del saltellamento del go-kart. Infatti, quando la ruota interna si alza troppo, visto che le gomme del go-kart sono piatte e non profilate come quelle della moto, la gomma esterna non ha più l'area di contatto ideale con l'asfalto. Quindi perde di grip, scivola e questo causa il repentino di abbassamento della gomma interna. Quando questo succede però la gomma esterna riprende grip perché è di nuovo piatta con il terreno e quindi cosa succede? La gomma interna si rialza troppo, la gomma esterna scivola, ricade e beh, avete capito che poi questo continuo alzarsi e abbassarsi della gomma causa il cosiddetto saltellamento. Molto spesso leggo e sento dire aggiungere grip, togliere grip al posteriore, aggiungere grip all'anteriore, togliere grip all'anteriore. In realtà la maggior parte delle regolazioni che vengono fatte su un go-kart non aggiungono né tolgono grip da nessuna parte, ma sono atte a regolare sia l'intensità ma anche la velocità dell'effetto di jacking e quindi del sollevamento della posteriore interna. Bene amici, abbiamo visto velocemente la teoria che sta dietro il funzionamento di un go-kart. Io spero che questa puntata vi sia piaciuta, spero che abbiate imparato qualcosa e non vi siate annoiati troppo. Se volete farmi sapere se vi è piaciuta, ovviamente mettete like, perché solo al raggiungimento dei 500 like su questo video faremo il secondo episodio, dove andremo a spiegare la teoria che sta dietro a una delle più grandi regolazioni all'avantreno di un go-kart, che serve direttamente ad influenzare l'effetto di sollevamento della ruota posteriore. Sto parlando del caster. Vi ricordo inoltre di iscrivervi al mio canale, andarmi a seguire sulla mia pagina Instagram, che siamo già un bel po', e poi, perché no, fate un salto anche sulla mia pagina Patreon, dove se lo vorrete potrete supportarmi, inoltre potrete accedere a dei benefits esclusivi. Detto questo, vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!